lei non sa niente. Dicono che le corde vocali sono due. Lui non s'aspettava. Lui non sospettava. Lei non l'aspettava. E l'altro approfittava. Dicono che le corde vocali sono due. Dicono che a volte sarebbe meglio non sapere. Dicono che però a volte si sa quello che si deve sapere. Dicono che a volte è meglio perderle che trovarle. Altre volte è meglio trovarle per poi perderle. Dicono che le corde vocali sono due o tre. Ogni donna ha un suo diario. Un suo diario. Ogni donna, ogni donna ha un suo diario. Un suo diario. Segreto. Dicono che le corde vocali sono due. Due. Come le mani. Due. Come i piedi. Ma i personaggi in questione in questa storia che non avremmo mai voluto sapere sono tre. Esprimere un concetto, un pensiero poco umano, un pensiero poco sio, un pensiero poco sio ortodosso, un pensiero poco umano, perché lui si era operato le corde vocali erano due, e si era operato alle corde vocali. Questo disperato bisogno di scrivere, questo disperato bisogno di dover esternare, questo disperato bisogno di dover per forza scrivere, per non tenere tutto dentro. E io l'ho trovato. Lui l'ha trovato. Per caso? Per caso. Dirle prima di farle, o almeno, perlomeno dopo averle fatte, dovrebbero dirle, no? Senza pigliarti per il culo.